Fai te? Vuoi lo zucchero? Sì, un pochettino. Ma questo caffè è strabuono. Da quando è che avete questo bar? Da gennaio. Da gennaio? Abbiamo fatto l'inaugurazione per la festa della Befana. Quindi l'avete aperto a gennaio? C'era qualcuno prima di voi? Sì, c'era un altro ragazzo che non so cosa è andato a fare, mi butta fuori forse. E passa la gente qua che lavora? Sì, abbastanza. Il pomeriggio un po' più calmo, al mattino non si lavora bene. Sì. La cosa che va di più, che vendete di più, è il caffè? Caffè, caffetteria, questi caffettini, ai ragazzi piacciono con le creme. E le centrifughe tanto, soprattutto sì, l'estate, col caldo. Sì. Col caldo. Niente, quindi c'era mia zia che aveva un bar, mi ha detto vieni con me che ti faccio vedere come si fa, mi è piaciuto, grande maestra perché sono stata fortunata che è brava, da lì ho imparato, poi ho fatto i miei corsi e mi piace molto. Ho cambiato tanti bar perché sono un po' zingara, sono un po' così io, quindi sì, ogni due anni devo cambiare zona, se no poi già gli stessi clienti, diventa un po' e quindi... Qua no, qua è stato di passaggio, lo sapevamo già, siamo di passaggio per dare la possibilità a lui di fare la scuola da mago e quindi se fosse andato sotto padrone non gli davano tutti i permessi per andare a scuola, frequentare la scuola tutti i mercoledì e il venerdì e San Menzane qua e là e adesso ha finito la scuola finalmente e quindi procederemo, spero che più presto lui vada per la sua strada e io cambierò bar, farò qualcosa, sempre la barista. Faccio il mago, gli faccio il gioco. Ah, fai il mago? E poi, sì. Mi fai vedere qualcosa? Poi appendiamo. Ho fatto il cameriere prima per un po', 3 mesi tipo, e basta, perché prima ancora studiavo. Poi mi diletto nella costruzione di un po' di giochi di prestigio che vendo ad altri maghi, quindi un po' con quello ci arrotondo. La scuola di magia è una scuola che sta a Milano con Raul Cremona come il preside tipo, è bella, spiega un sacco di cose, è un bel ambiente perché tra di noi c'è sempre un bel rapporto. Penso che l'anno prossimo già, se non trovo da fare proprio mago fisso così, magari vado a fare l'animatore in qualche villaggio turistico o qualcosa del genere. Di utile per quello che voglio fare io in questo lavoro, ho imparato a conoscere un po' meglio la gente e provare a capire un po', provare a capire perché non sempre ci si riesce, però le richieste del cliente, quello che vuole, che cerca così. Comunque rapportarmi con le persone, dovendo stare tutto il giorno in mezzo alla gente devi essere in grado di rapportarti bene con loro. Il mio obiettivo è quello di girare un po' per il mondo. Diciamo che il barista è una cosa che è sempre utile in giro, cioè, cercano sempre, tutti hanno bar dappertutto, in tutto il mondo ci sono bar, quindi boh, magari trovi da qualche altra parte e ti adegui a fare quello. La difficoltà del barista non è fare le cose, perché comunque le impari, se non montare il latte per il cappuccino sbaglierai una volta o ti viene subito, comunque lo impari, è a rapportarsi con la gente che veramente dalla mattina alla sera ne vedi di ogni. E tutto il lavoro poi che c'è dietro, comunque ricordarsi la spesa, quello che manca, carichi il frigo, cioè la difficoltà è dietro, non è... Perché puoi fare il barista da di fuori e piace a tutti, ah, faccio il barista, ma non è così facile. Thank you.
Ciao.